alla finanza e programmazione, si sono dimesse per evidente incomprensioni, tra virgolette, con il resto della maggioranza. Da allora ha avuto inizio una posizione nuova, però non nuova nel senso che prima certi temi non venissero portati avanti, ma nuova nel senso che a quella che doveva essere, poi praticamente non è stata, una vera opposizione alla maggioranza, si è formata una vera e propria opposizione in consiglio comunale sui temi portati in discussione dalla maggioranza consiliare e su temi nuovi, diversi e altrettanto, se non più importanti, proposti sotto forma di interrogazioni, tra parentesi alle quali mai si è dato riscontro. Abbiamo quindi costituito questo movimento perché accanto ai due consiglieri, diciamo oggi, consiglieri, si sono messe alcune persone a collaborare, a suggerire, a proporre, e piano piano si è formato un gruppo che è andato sempre più aumentando di numero al punto che si è deciso di fare un movimento. Un movimento che ha tutte le carte in regola per proporsi all'attenzione dell'opinione pubblica, per interpretare le esigenze che ci sono nel nostro paese, esigenze vecchissime ed esigenze nuove, e che con la vostra collaborazione intende farsi conoscere. Questo è uno degli strumenti. Adesso noi vorremmo parlare il coordinatore, che è l'avvocato Maesano, il coordinatore del movimento, e dopo la sua relazione spetterà alla stampa. Stabiliamo sin da ora che la stampa avrà un minuto più o meno di tempo per formulare le domande, una, due, massimo tre domande, alle quali sarà data risposta. Ognuno della stampa può dire: io voglio porre una domanda a, al coordinatore, a me, al dottore Pucciello e agli altri due componenti del direttivo, i giovanissimi che sono alla mia destra. Può chiedere a chi vuole. Manca in questo direttivo una figura eccellente che è fuori sede per motivi tutti suoi. Noi non faremo domande, è già censurato la stampa in questo modo. No. Abbiamo un minuto del tempo, possiamo fare due domande. È relativo. E noi siamo figli da Einstein, no? E manca l'avvocato Enzo Dicembre, che per questioni familiari è fuori sede. Adesso diamo la parola all'avvocato Maesano. Io mi alzo per mia comodità. Buonasera a tutti e grazie all'avvocato Graziano per la presentazione della serata.